Gianmario Villalta, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per Bentornato, l'ospitalità. bentornato come sempre nel posto delle parole, questa volta per raccontare il romanzo intitolato Bestia da latte. Però prima di entrare a respirare l'aria di questa scrittura, Gianmario Villalta, lo ricordiamo, leggo nelle svolte di copertina, ha scritto romanzi, racconti e saggi come L'Isola senza memoria, edizioni La Terza, e poi tra l'altro poeta e direttore artistico di Pordenone Legge. E in qualità di direttore artistico di Pordenone Legge, questa realtà così importante del Nord-Est sarà presente anche al Salone del Libro? Sì, noi abbiamo questo accordo, gentilmente Nicola e gli altri, insomma, che fanno parte dello staff direttivo del Salone del Libro ci concedono, in un certo senso, ci ospitano, forse più bello, per fare la poesia, per organizzare gli appuntamenti di poesia, alcuni dei quali al nostro stand condiviso con la regione Friuli Venezia Giulia, dove c'è la libreria della poesia, abbiamo inventato da alcuni anni un posto proprio, le scaffali, un posto dove ci sono soltanto libri di poesia e poi abbiamo 2 o 3 appuntamenti al giorno di poesia, tenendo conto che altri li facciamo all'interno delle altre sale. Salone, scusate il bisticcio, e poi una cosa particolare, venerdì sera proviamo la prima lettura, il primo piccolo festival reading dove c'è la mi sfugge San Pietro in Vincoli, si chiama, ecco, anche perché il nome che potrebbe portare da un'altra parte, in realtà è a Torino, dove c'è il luogo dei teatri, insomma, il luogo in cui si trovano i teatri, facciamo una serata di reading, di poesia per la prima volta nel Salone Off, quindi sarà un esperimento e anche un momento bello, insomma, per ritrovarci intorno a 12 poeti che leggono e a un po' anche magari un bicchiere di vino per raccontarci un po' di cose poetiche. Questa cosa sarà dedicata ai 200 anni dell'infinito, della composizione dell'infinito di Leopardi. E tra l'altro vorrei ricordare la libreria che Gianmario Villalta ha chiamato gli scaffali, perché sono proprio degli scaffali in legno grezzo che accompagnano ormai ogni Salone del Libro e hanno identificato lo spazio della poesia, dove i libri hanno anche una certa evidenza, il che non è sicuramente male. Ma a proposito di evidenza, Gianmarco Villalta, Bestia da latte. Devo dire che partendo dall'immagine di copertina che necessariamente desideriamo raccontare, perché questa copertina è una copertina che ci pone domande, è una copertina particolare che necessariamente deve essere raccontata e con parole sue ce la faccia vedere. Allora, è un volto di un adolescente o preadolescente di singolare intensità, è in particolare di una scultura lignea. Devo dire che la copertina è stata, diciamo, trovata, mi è stata proposta da uno dei come dire, direttori della nuova casa editrice, società editrice milanese, la SEM, che è un poeta riconosciuto in tutta Italia, e anche oltre l'Italia, che è Antonio Riccardi, e che ha saputo indovinare in questa espressione qualcosa che dentro il libro c'era, e addirittura lui non se n'è neanche accorto, c'è di più, ma lo dico dopo. Si tratta di uno scultore di Bressanone, il Tratesino, a parte di una scuola di scultura, Ortisei, che è nota soprattutto per aver fatto uscire la scultura lignea da quella trappola del folklore più o meno interpretato. Noi abbiamo una grande scultura lignea ovviamente nel 5, nel 600, nel 700 e poi diciamo che la scultura lignea, adesso non vorrei dire boiate, ma insomma quel che ho visto in giro di solito si accomoda abbastanza bene o nel folklore o in una sua interpretazione così, diciamo, drammatica e espressionista. Mentre in questo caso abbiamo proprio qualche cosa, non ci si pensa neanche in un primo momento che sia legno,
perché abbiamo tutti gli elementi di una quasi diciamo rievocazione della materia proprio di cui è fatto un viso, e viene ottenuta proprio con la ruvidezza del legno, con le caratteristiche del legno, ma anche il realismo viene, diciamo, c'è un elemento di straniamento, perché poi viene colorato questo viso con degli elementi che ne accentuano da un lato l'intensità e dall'altro una specie di estraneazione, così mi sembra di averla descritta. Aggiungo che inavvertitamente l'Antonio Riccardi coglie un elemento che è dentro il libro, senza, poi gli ho chiesto, senza il momento rendersi conto, per cui insomma il personaggio che è voce narrante a un certo punto dal cugino, che ha appunto alcuni anni di più, che vive con lui diciamo come un fratello, ma a un certo punto questa fratellanza non solo si rompe ma si rovescia in una specie di piccola persecuzione, viene chiamato appunto il protagonista da questo suo cugino più grande, viene chiamato Socca in dialetto, che significa ceppo, che significa testa di legno. E allora ecco che la copertina con questa appunto testa di legno bellissima, intensa, catturante, ritrova all'interno un elemento, ecco, di giunzione inaspettato, non voluto, ma si vede che proprio di quell'immagine il suo destino era quello. Tra l'altro Gianmario Villalta ha citato Antonio Riccardi, e vorrei ricordare, se non sbaglio, l'ultimo libro che noi abbiamo raccontato con l'autore, Il profitto domestico, edizione di Saggiatore, una straordinaria visione quella di Antonio Riccardi. Bestia da latte oppure bestia da carne? Ecco, il mondo di Male normalmente noi lo classifichiamo in queste due, secondo gli allevatori, no? In queste due grandi possibilità di utilizzo degli animali, se da latte oppure da carne. E già, in un mondo che è il nostro, in un mondo che quello è un mondo recente, però, un mondo recente dove gli animali sono quelli che alleviamo per mangiare, per dar da mangiare ai nostri animali d'affetto, i pet. Il resto chissà che fine farà. O ci resterà uno zoo così a cielo aperto in alcuni territori, oppure vinceranno gli insetti. Le dico questo perché, e anche lei che è così sensibile alla poesia, le do un'altra notizia, che lei sa benissimo, ma è per drammatizzare un po' la conversazione, scompaiono ogni giorno più o meno tanti animali quante le lingue. Mentre, ecco, io mi fermerei qua con ragionamento, questa piccola riflessione, torno indietro, prima che l'attività contadina fosse sconvolta dalla modernità, sostanzialmente l'arrivo delle macchine è il mutamento del sistema di produzione, come prima cosa, come seconda cosa l'arrivo del denaro. Il mondo contadino conosce poco il denaro e vive di tutti altri modi di vivere decentemente, quella solidarietà obbligata, insomma, delle piccole comunità, sappiamo tutto, però insomma il denaro è qualche cosa che arriva poco in relazione a certi momenti dell'anno e addirittura viene impiegato per il lusso, per la festa. Quando il denaro appunto arrivando con i mezzi di produzione meccanici regolarmente, cambia tutto, cambia il rapporto padri e figli, cambia il rapporto con la vita e cambia il rapporto con la bestia. La bestia, prima di tutto le bestie sono tutte, ma la bestia per antonomasia è la vacca. La vacca che è stata, nel mondo che ho conosciuto io, il protagonista di un rapporto simbiotico, perché era innanzitutto forza lavoro, poi era chiaramente nutrimento quotidiano attraverso il latte, era la possibilità appunto di quell'unica volta fonte di denaro che era vendere un vitello, si ammazzava il maiale, si ammazzavano gli altri animali, raramente si macellava, si ammazzava una bestia a casa, morivano di vecchiaia, capitava, e questo mi concluderei così, capitava che delle
bestie, dei buoi, delle vacche, onorevolmente, no, avendo onorevolmente condiviso la vita della famiglia, a un certo punto morivano di vecchiaia. Punto. Da qua in poi arriva a un certo punto invece un altro sistema di produzione agricola, un altro sistema di alimentazione, un altro sistema di mercato, e a quel punto il contadino sparisce, arriva l'operatore agricolo, l'operatore agroalimentare, arriva l'allevatore di professione in un altro, in un mondo che sta diventando altro, e allora lì chi si specializza o si specializzano le stalle, a seconda del tipo di allevatore, da una parte categoria merceologica, bestia da carne, dall'altra appunto bestia da latte. La differenza è semplice, cioè la bestia da carne deve diventare quello che normalmente è il vitellore, cioè deve diventare velocemente più grosso, pesante, migliore nei tagli più desiderati, attraverso qualsiasi sistema, sostanzialmente la sovralimentazione e l'immobilità. E poi arriverà anche tutto il resto, chiaramente gli ormoni e tutto quel che occorre. La bestia da latte, frutto di una selezione, di un'attenzione particolare, verrà invece diversamente alimentata e seguita per dare latte in abbondanza per il più lungo tempo possibile. E così io mi invento a un certo punto, a metà del libro, quando c'è il momento appunto di passare da una considerazione generale, la presentazione dei principali attori del romanzo, alla vita proprio nella seconda parte, in presa diretta di questi due ragazzi, mi invento, vedo che in fondo la fine della simbiosi con questo animale che ha determinato un cambiamento proprio delle vite, della percezione del mondo, ha anche una terribile analogia con i diversi modi in cui si può crescere in quel mondo. Uno è buttarsi direttamente, lavoro, il guadagno, eccetera, eccetera, cioè diventare una bestia da carne. L'altro, più difficile, accade più raramente, ma insomma, attraverso lo studio, attraverso un altro tipo di dedizione, venire selezionati, addestrati in modo da diventare una bestia da latte. Quasi come se fosse un'immagine biblica, a volte mi è apparsa questa cosa tra Caino e Abele, no? E questo libro attraversa il ricordo di quest'uomo ormai sessantenne e questo libro che comincia con uno spintone e finisce molto peggio, molto, molto peggio. E quello spintone fa cadere a terra il nostro protagonista, perché il cugino Giuseppe, che è molto più grosso, è già lì un'immagine di quello che è la forza, di quello che può rappresentare la caduta, e che non è solamente una caduta fisica quella che Gianmario Villalta ci racconta in questo inizio di romanzo. Io direi però che quella violenza che permea dappertutto quel mondo, e io cerco di raccontare questo, intanto direi che noi ne parliamo, insomma, attraverso i temi, io spero che il romanzo arrivi diretto attraverso i personaggi, attraverso quello che succede. Questo nostro riflettere è appunto tematizzando quelli che sono i contenuti. Io spero, perché il lavoro che ho voluto fare è quello, che ci siano proprio direttamente gli eventi, i personaggi che parlino appunto a chi legge. Ma detto questo, la ringrazio per la domanda, perché la violenza è la forza, anche giustamente, come lei nota, la forza di cui c'è bisogno nella vita quotidiana, la forza di cui c'è bisogno anche nell'educazione, perché è un mondo che non permette per molto tempo trascuratezze o svaghi particolari, la forza che chiaramente c'è nel rapporto con la natura, nella forza che la natura stessa impone, il freddo, il caldo, lo sgorgare proprio dell'acqua, l'arrivo della primavera, sono elementi che si impongono direttamente a pelle, e il personaggio lo racconta e lo sente, lo percepisce, quando in realtà
nella nostra vita di adesso, dove tutto sicuramente è più vivibile e meno violento, e direi la parola giusta è più mediato. Noi abbiamo formulato dei metodi sia verbali che pratici per mediare tutto, e in questo tutto per esempio anche il rapporto con la natura, anche il rapporto appunto a volte di amicizia, quel periodo terribile che ci costringe a crescere, che è l'uscita dall'infanzia e dell'adolescenza. Adesso, ad esempio, il fenomeno come accade, come viene visto adesso, il fenomeno del bullismo, per esempio, no? È qualche cosa che dà l'idea di come viviamo senza quella forza, appunto, che costringeva a reagire, costringeva a impegnava tutti in qualche cosa che ovviamente io non rimpiango, perché poi era un mondo molto duro. Io mi guardo bene dal mettere come dall'immaginare come esempio, però vedo anche che insomma dovremmo recuperare, abbiamo perso qualche cosa che è lo starsi più vicini, il vedersi meglio, vedersi, ripeto, meno mediati, guardarsi in faccia, parlarsi, sentire che in fondo quando arriva una giornata di sole quello ti sta addosso ed è quello che siamo. Invece io dico solo queste due cose per dire, perché io raccolgo degli episodi per poi segnarmeli così. Uno è quello che chiaramente usciti da un locale piove, cioè prima no, ma c'è la pioggia, dai, vuol dire dai, piove, e guardare sul telefonino se pioveva veramente, cioè guardare il meteo per vedere se il meteo diceva che pioveva, e questo già mi sembra un buon segno di quello che stiamo vivendo. Il secondo segno di quello che stiamo vivendo, anche un altro episodio che mi viene in mente, è un mio giovane amico che troviamo in un posto per una lettura che facciamo, è quasi, sta venendo insomma la sera, c'è un tramonto particolare di un viola acceso molto bello, lui guarda, mi guarda, mostra il telefonino come se facesse una foto e commenta un tramonto da 500 like. 500 like non c'erano ovviamente. Un tramonto da, cioè, no, fatta la fotografia e mandata via Facebook o Instagram, no, sarebbe valso, no, il valore di quel tramonto era un valore da 500 like, quindi la mediazione di quello che stavamo vedendo, no? lo sforzo in altri momenti di dire guarda che colore, guarda quel particolare viola, guarda che sembra chissà che pittore, chissà cosa ci sarebbe detto in un altro momento, ma non è importante. L'importante è quello che appunto viene detto, no? È che io ho registrato fedelmente, perché dico vedi come cambia il nostro modo di essere, ma qua proprio arrivo al punto, e credo che sia anche che nel romanzo si legga, non è tanto per vedere com'era una volta, è tanto per vedere come siamo adesso noi, che siamo ancora quelli di una volta, cioè sto parlando di esperienze comunque di un mondo vissuto da me, che sono quello che si sente dire dei 500 like, che deve vivere in questo mondo, che vive pienamente in questo mondo, che fa delle cose, incontra delle persone, però sono fatto di questo e di quello. Però questo libro sembra che parli di un mondo lontano, no? Non stiamo parlando di un mondo all'albero degli zoccoli, per capirci, ma sono gli anni 60 e siamo nel 2018. Cioè a dire, non è passato poi così tanto tempo. E leggendo questo libro io mi sono ritrovato in quel tempo quando, per esempio, io bambino non venivo cresciuto, ma venivo domato. A dire, c'era questa questo vivere pari tra persone e bestie, perché la bestia la domi, e quindi se il mondo era un mondo contadino, per cui si diceva il bambino lo dobbiamo domare, nel senso anche buono del termine, non c'era nessuna violenza in questo, no? Però l'utilizzo di una parola è qualcosa che prefigura un'azione e quindi anche una cultura. Leggo la solita finezza, individuo un elemento, chiaramente io penso uno dei miei esordi poetici si intitolava Mal certi animali, nei quaderni, appunto, che quaderni di poesia italiana che faceva Buffone ancora all'inizio degli anni 90,
ed era questo gioco che tentavo poetico, capitolo a nessuno, ma non importa, forse non l'avevo fatto bene, gioco poetico che voleva dire, quella era poesia in italiano, dove le parole che legavano al mondo animale venivano completamente separate per parlare di altro. Noi adesso usiamo, no, espressioni e ancora parliamo di animali, parliamo di proverbi, modi di dire, che sono completamente separati da quello che è la vita degli animali, che conosciamo soltanto, boh, per modo di dire, a un certo punto, no, fine di romanzo, il protagonista parla del proprio figlio e dice, no, che ha saputo che il latte viene dalle mucche, e poi ne ha avuto una specie di prova molto più tardi, quando sono andati in una fattoria didattica con la scuola, cioè per dire, no? Cioè, dove il legame tra il latte e la mucca, cioè, a me l'idea che uno te lo deve dire o deve imparare attraverso far ridere, ma non è vero, deve essere così perché il mondo è cambiato, e che è cambiato il che noi usiamo ancora un linguaggio, a volte ci spaventiamo, abbiamo separato per ragioni ovviamente che sentiamo diversamente, però è un punto questo importante, ed è un punto importante il fatto che io mi sono sentito dire, per chi ha letto questo libro, spesso persone appunto non diciamo sospettabili, che vivono pienamente dentro questo presente, che non hanno un'idea di quell'altro mondo, appunto albero degli zoccoli, che è una memoria lontana, e tanti sono stupiti di ritrovare in un modo o nell'altro, perché magari anche gente di città che andava in vacanza, che aveva un nonno, andava da un nonno, andava da uno zio, no? O chi invece era vissuto le campagne, ripeto, persone nate alla fine degli anni 50, agli inizi degli anni 60, durante gli anni 60, cioè non persone nate nel 1813 o nel 1901. E questo perché secondo me un po' il presente tende a cancellare il passato molto più di quanto è accaduto nei secoli precedenti, e un po' perché abbiamo creato proprio un sistema di mediazione attraverso tutta quanta la comunicazione elettronica, eccetera, eccetera, che fa sentire, cancella, in qualche modo sbiadisce un mondo che è molto vicino a quello che è il nostro in termini cronologici, è lontanissimo in termini, diciamo, di vissuto. Cos'è che non va bene, cos'è che lì questo libro dovrebbe suggerire, al di là del libro, dico, una volta chiuso il libro, che dovrebbe funzionare invece il libro diversamente, ma una volta chiuso il libro, in realtà immaginare che troppo breve, troppo veloce il passaggio per riuscire a dimenticarlo facendola franca. Cioè, immaginare che un figlio, un padre, un nonno, un nipote, uno zio, no, è un nipote, vivano appunto contemporaneamente, facciano le stesse cose ormai, vestono uguali, ascoltano la stessa musica ormai, vanno a vedere gli stessi film, eccetera, eccetera, però dimenticando che c'è questa differenza di vissuto, mi sembra una cosa sbagliata per la vita stessa. E in questo romanzo Bestia da latte c'è anche, parlavamo prima della parola ricordo, no? E il ricordo è un ricordo pesante, un ricordo duro, e a un certo punto del romanzo mi è rimasta impressa questa definizione, no? Le ombre enormi e il buio intorno, perché c'è sempre, come in ogni favola, l'uomo cattivo. Ecco, anche in questo libro c'è un uomo cattivo, e non è una favola, c'è un uomo che cerca un bambino per sfogarsi su di lui, no? Per trovarlo, perché deve patire una punizione, ma per nessun motivo, o forse un motivo c'è, senza rivelarlo più di tanto. Ecco, il senso di questa violenza qual è? Io qua ho dato corpo a qualcosa che diciamo è tante volte proprio dentro la sensibilità infantile. Bambini, diciamo, non enfatizzano, percepiscono diversamente. E da questo punto di vista forse hanno bisogno anche di
enfatizzare, percepire, dare corpo alle ombre e avere un qualche cosa che divide il mondo, divide il bene e il male, lo stare bene, l'aver paura, eccetera. Chiaramente in questo mondo invece, e poi c'è la riflessione anche finale, questo mondo purtroppo di cui racconto, quel mondo di cui racconto, ma quella situazione particolare, perché non tutte erano così, in quella situazione di cui racconto c'è un di più di pochezza umana che fa sì che, diciamo, il mondo già violento si indirizzi verso qualcuno in maniera come un inutile, stupido accanimento. Quello che però nel libro ho creduto di scrivere, che anche pare curioso, è che il cugino che è vittima di questa violenza, appunto dal nonno, che si può dire, insomma, a un certo punto ha un vizio che allora era diffuso, che è quello di bere un bicchiere in più. Quando beve un bicchiere in più, forse no, perde un po' un controllo e viene questo rancore per questa figlia, ma insomma chi legge il libro poi vede perché, di cui il nipote è diciamo un'accusa vivente quasi. E allora, come un rancore, ecco, per una capacità, per una incapacità no, infantile di controllare le proprie emozioni, per aiutato dall'alcol, così prende questa rabbia, insomma si rivolge verso il ragazzino. Ma la cosa curiosa che ho tentato, insomma, di scrivere, spero sia arrivata, è che in realtà il ragazzino, che è più grande di 5 anni e mezzo circa e che è abituato di più di quello picco a un'educazione e un rapporto umano dove la violenza è la forza comunque quotidiana, l'imposizione, no, fisica dell'uno sull'altro è quotidiana. Io mi ricordo di quei tempi anche tra ragazzini, tra sconosciuti, il primo incontro era misurarsi sulla forza fisica, insomma è più abituato, accetta meglio o comunque diciamo affronta, ecco non accetta, affronta questa cosa più stoicamente, come una cosa più normale rispetto al cugino più piccolo che invece è cresciuto grazie alle idee della madre, grazie ai tempi che corrono veloci, insomma, è cresciuto lontano, si rende ben conto di questa realtà perché non gli appartiene fino in fondo, ed è lui a provare paura, è lui a provare questa angoscia tremenda a farla propria. Questo mi sembra anche il modo, tra i tanti spero del libro, per cogliere veramente, quasi se potesse fare una forcella cronologica, almeno nel mondo che ho conosciuto io, ma credo si potrebbe ampliare a tanta parte d'Italia, quel cambiamento appunto che in realtà avviene velocissimamente nel giro di pochi anni, che pare un cambiamento soltanto di costumi, cioè sì, arrivano le automobili, le macchine da prodotti, ci arriva la pubblicità in televisione, eccetera, eccetera. Sembra soltanto, di solito viene analizzato soltanto come un cambiamento di costumi, poco di più. In realtà è un cambiamento profondo che riguarda i rapporti interni alle famiglie, che riguarda le aspirazioni che nascono nuove, laddove nessuno mai avrebbe potuto pensare, per esempio, di far studiare un figlio, quando basta due o tre anni meno di me. La storia di quelli che avevano studiato nel mio paese era quelli che erano andati in seminario per poter studiare, quindi l'idea a un certo punto che una madre e un padre venga in mente in quel mondo lì di far studiare un figlio vuol dire che il mondo era già cambiato o stava cambiando con grande velocità. Questa velocità proprio entra a fondo anche nella sensibilità, nelle aspettative, insomma, delle persone, e chiaramente lascia al palo, lascia altrove, lascia in un altrove colpevole e demente quelli che non vogliono saperne di vedere il mondo che sta cambiando, tipo appunto, come viene fuori in più passaggi, il vecchio padrone di casa.
Bestia da latte è il libro che abbiamo attraversato in questa conversazione insieme con Gianmario Villalta, che è l'autore, Sam è la casa editrice. E prima di salutarci, Gianmario Villalta, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Ah, in questi giorni c'ho due libri in realtà. Uno è Nicolas Cafai, che ha fatto un libro con cui io sono consonante, cioè Ecologia e letteratura per Carocci, se non vado sbagliando, e che presenteremo anche a non ho letto già gran parte, in realtà l'ho anche finito in una lettura veloce, ma adesso sto rileggendo, studiando quasi con calma certi passaggi che trovo veramente importanti, e verrà presentato anche in uno degli appuntamenti del Salone, accostandolo a proprio Riccardi, che nel suo libro Acquarama e Testa dell'amore invece presenta la natura attraverso un diorama addirittura, no? E ci sarà Broggiato, nello stesso appuntamento, Tiziano Broggiato, che ha curato un libro scritto da poeti sui luoghi dei poeti, e questo è una cosa. Poi in realtà sto finendo di leggere, o comunque anche qua sto rileggendo dei passaggi di due libri, uno già uscito, uno che è in uscita tra un giorno o due, e si tratta di due amici, questa volta sì, Francesco Targhetta, no, che è uscito da Mondadori con Le vite potenziali, e quell'altro è in uscita credo dopodomani da Bollati Brughenghieri, è Mary Barbara Tolusso con L'esercizio del distacco. E con questi consigli di lettura noi ringraziamo Gianmario Villalta e buona lettura auguriamo a chi incontrerà questo suo romanzo, ricordiamo Sam, Bestia da latte. Grazie ancora Gianmario Villalta. Grazie a lei e a tutti quelli che ascoltano.